Il ruolo dell'anatomopatologo o istologo è quello di rendere la diagnosi sulla base di quello che vede al microscopio. Quindi, questo può essere fatto sia sugli aspirati, che però noi sappiamo stanno passando un po' di moda, sulle eh, biopsie, quelle eco-guidate, che esegue il radiologo interventista, e poi sul pezzo operatorio. Adesso molto si parla dei test predittivi e di biologia molecolare, però mh, quella è una fase che va a integrare un altro tipo di analisi che comunque non può essere bypassata, cioè bisogna innanzitutto fare un esame istologico il più completo possibile. Su quell'esame istologico vengono fatti, e non sono ancora analisi di biologia molecolare, ma sono fondamentali per la paziente, i fattori prognostici, cioè sono delle analisi che si fanno per valutare sia lo stato recettoriale delle cellule tumorali, ovvero se una donna ha un tumore al seno le cui cellule recepiscono la stimolazione ormonale, questo offre all'oncologo una chance terapeutica in più perché con la terapia ormonale si va a bloccare la cellula tumorale, cioè la terapia ormonale va in sostituzione della, eh, degli ormoni che normalmente albergano nel fisico femminile, però ha un compito diverso e quindi riesce a bloccare la crescita. La velocità di crescita fa sempre parte dei fattori prognostici, stiamo ancora parlando di indagini immuno-istochimiche e non di biologia molecolare, che consentono poi di completare il quadro per cui sulla base di quello che ci dice l'esame istologico, di quello che ci dice l'esame immuno-istochimico e quindi i risultati dei fattori prognostici, si decide che tipo di supplemento di indagine andare a richiedere. Ecco perché dicevo che l'esame istologico e, li, e i fattori prognostici non possono essere bypassati perché se una paziente è triplo negativa, vale a dire non ha la recettorietà per estrogeni, per, proce, per progesterone, non ha un'amplificazione dell'ER2-NEU, non potremo proporle per esempio di fare un test genomico come i vari MAMMA, PRINT, ONCOTYPE ed Predict, che sono invece destinati Solo alle pazienti ormonopositive. Allora ecco che si passa al test di biologia molecolare. Il primo è la FISH che ci dice se c'è o non c'è l'amplificazione dellr 2 neu se c'è la paziente è una candidata alla terapia biologica. Gli altri, quelli, gli ultimi tre che ho citato, oncotype, mamma print ed endopredict, sono test purtroppo a tutt'oggi non riconosciuti nel nostro Paese né dalle assicurazioni né tantomeno dal sistema sanitario nazionale per i quali a mio avviso bisognerebbe eh, condurre una campagna di propaganda perché questi test costano tanto quindi vengono eh, purtroppo ad essere disponibili solo per una determinata fascia di paziente e questa è una vera è proprio ingiustizia perché tutti hanno il diritto alla salute e alla terapia adeguata. Questi test che cosa ci dicono? Come ho detto sono, candid sono candidate per questo genere di test che sono estremamente sofisticati, eh, solo le pazienti ormonopositive e si chiamano test predittivi perché una volta studiato la, la paziente, il suo tipo istologico, Dato uno stadio clinico patologico alla paziente, con questo genere di test si vanno a studiare i geni della cellula tumorale di quella paziente. Quindi esce una terapia personalizzata, cioè quella, quel tumore in Maria Rossi ricorrerà o non ricorrerà? A seconda delle, delle percentuali di possibile ricorrenza, Maria Rossi farà la chemio oppure non la farà?